stamattina, immaginiamo che siamo di pomeriggio, stamattina prima di andare in ufficio, mentre facevo colazione, ho preso la mia pallina dal frigo, l'ho buttata qua, ci ho messo acqua e farina, ho mescolato, l'ho lasciata riposare con un panno umido. E sono andato in ufficio, ok? Torno la sera e mi ritrovo la biga. Diciamo come si riesce a fare il pane anche in una vita normale. Faccio il pane, vuol dire che aggiungo acqua, adesso aggiungo prima un po' di farina. In questo giro io ho messo 200 grammi per fare la biga, questo giro io metto 400 grammi per fare l'impasto del pane, per fare la pagnotta, ok? Quindi metto questi 400 grammi, un bicchiere di plastica, sono un bicchiere di plastica, 200 grammi di farina più acqua ci sono, qua metto 400 grammi di farina più acqua, quanta acqua, quanta farina, in realtà quanto basta, le dosi che sono indicate lì sono indicative perché le farine di grano duro bevono tanta più acqua, le altre farine magari ne bevono meno, si può arrivare dal 50 al 100% praticamente in potenza di assorbimento di acqua, che dipende anche un po' dalla vostra capacità poi a lavorare, ma comunque... Per cui quanta acqua dovete un po' vederlo occhio, è anche il motivo per cui poi facciamo la dimostrazione, magari farvi vedere il grado di umidità. Un bicchiere di plastica o diciamo un bicchiere, una tazza così sono 100 grammi, per cui io ne metto 4 ed ho più o meno. Una volta che ci sono 600 grammi di farina in tutto, più acqua, più la farina che userò per scalzare la pagnotta alla fine, la pagnotta viene da un chilo, ok? Quindi... bisogna considerare di mettere in partenza circa 600 grammi di farina in tutto per arrivare a un chilo di peso finale, perché poi c'è l'acqua, c'è la farina che si aggiunge nella fase di... L'impasto va tenuto sempre abbastanza bagnato, allora io comincio a mescolare in questo modo, non so se vi volete avvicinare un attimo perché non è che si veda un granché. Comincio a mescolare in questo modo... Sì, una fila per volta. E non appena vedo che in qualche modo la cosa diventa asciutta, che si stanno formando delle cose, la farina sta acchiappa troppo, io aggiungo altra acqua, un pochino di altra acqua, perché non voglio che in questo momento la farina incontri l'acqua in maniera morbida, non va stressato tutto questo impasto. E questa diciamo è la filosofia dei contadini fornai francesi, il loro modo di fare il pane, che ritengo abbastanza interessante. Quindi non mettere prima tutta l'acqua? Sì, anche prima tutta l'acqua, se già conosci la tua farina e sai quanta ne prende, ma insomma, ecco, vedi, così per me già è un po' troppo asciutta. Io un goccino di più di acqua è a posto. Siamo pochi degli chef che incontrerete vi vanteranno la quantità di glutine che c'è nella farina, che è il fattore W. Il fattore W è l'elasticità, ok? Più c'è glutine più è elastica, la Manitoba in testa, che è una 00 canadese, ok? Quindi tutti, c'è un culturismo, per cui io una volta praticamente ho incontrato una cuoca e dico ma la pasta la fai con la 00, la potresti fare con la 0 e lei mi fa che ci faccio? È debole, capito? Però la farina deve essere forte, per cui appena ci casca una goccia d'acqua è una gomma da masticare praticamente, subito dura, tiene proprio, e ci puoi gonfiare tanta acqua e quanta aria vuoi dentro, perché quindi per vendere anche meglio, lavorazioni industriali va benissimo. Dietro invece noi andiamo a cercare delle farine magari contadine, che c'hanno queste farine contadine? Una marea di nutrienti ma un po' meno forza. Allora, quando c'è un po' meno forza, basta avere un po' di delicatezza, perché se uno fa le cose giuste, appunto questa lavorazione umida in morbidezza, il fatto di lasciare l'autolisi, con una farina 00 non la vedi la differenza, però lì vedi veramente che all'inizio non prende per niente, dopo 10 minuti che sta lì, ha cominciato a prendere. E quando tu la lavori, lei comincia a fare la pallocchia quasi da sola. Non avresti mai detto così umida, invece ci riesce. Le dita assolutamente unite, rigide, a paletta, ok? Così. E poi io uso il pollice prensile per acchiappare l'impasto e tirarlo in questo modo. Generalmente lavoro in dei ciotoloni grandi. Magari... Di legno? Sì. I ciotoloni grandi? Dei ciotoloni grandi di legno uso io. Sono quelli che usano gli arabi per il couscous, che sono anche piuttosto sottili, che sono facili da lavare. Perché la vado a pompare. Usando il pollice prensile, vi faccio un po' vedere, aiuto, come si può fare?
e passare da qui. Usando il pollice prensile vado a fare questa operazione qua, sempre con le dita rigide unite, scavo verso di me, poi tiro indietro in questo modo. È come se io pompassi un muscolo, ok? Anche inserendo magari aria da sotto. Quindi è già un po' palla così, ok? A questo punto io infarino tutto intorno, quindi in questo momento io lo lavoro il meno possibile. Lo scalzo, lo rovescio sul piano di lavoro infarinato, oppure con i ciotoloni miei faccio tutto quanto anche dentro la ciotola perché ho abbastanza spazio. Infarino il piano di lavoro. Il fatto di aggiungere farina non significa niente in questa fase. Beh, dovete calcolare la farina per averne abbastanza alla fine per fare questa cosa qui. E vado così a fare una specie di divisione. E intorno a questa divisione io lo arrotolo, poi lo riprendo e lo arrotolo. In questo modo tutte le impurità, tutte le cose, le pieghe, i ciottolini della, vanno nello stesso specie di vortice al centro del pane, fino ad avere una pagnotta che mi soddisfa e che metto a riposare. E la metto a riposare io sulla carta forno. Perché in questo modo posso scaldare il forno al massimo, la teglia al massimo, tutto al massimo dentro al forno e poi scaraventarla dentro al forno rovente, ok? Per staccarla, avete visto, facevo un po' fatica a levarla dalla stoffa, per staccarla bene l'ho messa nell'acqua. Ci ho messo l'acqua e ora si stacca bene, insomma, viene piuttosto bene. Questa è cotone. Allora, i fornai, i professionisti la tengono interi di vino. L'unica cosa che vi direi a cui vi direi di stare attenti è la questione del detersivo, perché i detersivi contengono, anche se uno non mette l'ammorbidente, però contengono diverse sostanze che sono fatte apposta per restare sulla stoffa, tra cui soprattutto gli sbiancanti, che sono anche killer di batteri. Quindi non gli fa tanto bene alla pasta madre stare in un telo sbiancato. Infatti ieri sera abbiamo avuto un po' di difficoltà perché tutti i miei strofinacci sono pieni di macchie. E dice, ora magari vado lì, questi vedono gli strofinacci tutti zozzi, cioè sembrano sporchi, ma in realtà sono macchiati. Ora io ho messo l'acqua, non l'ho misurata perché poi... Cioè questa cosa delle misurazioni, quando ho scritto il libro, è stata una fatica bestiale, vi assicuro, ne hanno avuto esperienza, perché per me questo fatto di misurare, ma è una questione personale, è proprio una fatica. E anche perché a me le dosi non me le aveva dette nessuno, quando ho cominciato io non c'era, cioè gli unici che facevano ancora il pareggio centrale erano i fornai, quelli che ancora lo facevano già allora, e qualche elfo sulle montagne viscoglienti. E quindi nessuno mi ha dato mai delle misure, anche perché vi dico, è una cosa che poi si abbandona, è una specie di, come dire, di processo di autonomia, no? Il momento in cui si entra davvero nella cosa non c'è più bisogno della bilancia. Allora vi faccio vedere come impasto io però ancora non ci ho messo le mani. Poi io sono nevrotica dal punto di vista dello spreco, cioè io tolgo sempre tutto dai contenitori, sono proprio, non voglio mai che resti niente sul piano, questa cosa dell'utilizzo del cibo mi mette l'ansia. Allora, queste spatole sono molto utili appunto a questo scopo di evitare di diventare parte dell'impasto, a proposito della separazione freudiana, e si trovano, queste dice Daphne, io l'ho presa negli Stati Uniti, ma sostiene si trovano facilmente anche in Italia. Allora, metto un po' di farina anche sopra e poi inizialmente la ribalto su se stessa. Ora,
pasta madre c'è di tutti. C'è qualcuno ancora deve avere la pasta madre? No. E poi io invece impasto in modo piuttosto tradizionale. Una cosa, c'è questa idea, come dire, che si debba impastare per ore e ammazzarsi la schiena. La cosa aveva il suo senso soprattutto con le farine povere di glutine. Devo dire, perché appunto, come vi dicevo prima, era importante lavorarlo perché altrimenti non stava proprio insieme. Con le farine che abbiamo ora e anche con quelle antiche, alla fine se ci va bene avere dei pani bassi, che va benissimo, perché si può anche giusto impastare in modo che il minimo perché resti, quando si sente che sta insieme. Non c'è bisogno, anche perché il rischio è quello di mettere troppa farina. E più farina, più acqua c'è nel pane, più buono viene. Più buono? Sì. L'impasto pizzo pane lo stesso. La pizza all'olio, in buona quantità. Mentre nel pane io ce ne metto un cucchiaio, nella pizza ce ne metti quasi un bicchiere praticamente. Ce ne va abbastanza di olio. Allora deve sempre scendervi fra le dita. Questo, cioè se non vi scende fra le dita vuol dire che ci avete messo troppa farina. Vedete come scende? Allora ora è ancora molto irregolare la superficie, no? A me piace un po' più lavorato, però ci si potrebbe, per esempio mio marito che ora è fuggito da qui, lui si fermerebbe qui. Anche lei si ferma ancora prima. Io invece andrei un po' più avanti. Lo lascio un'oretta, così, lo lascio un'oretta sul piano e poi faccio un'altra lavorazione, cioè faccio la forma. Sì, lo lascio, lo copro con questo finaccio asciutto. Intanto, finora, e quando ora l'ho lasciato poco, ma di solito sta un'oretta, il pane è cresciuto in su, no? Cioè in questa direzione. Io dovrei evitare di rigirarlo, come diceva anche Daphne prima, cioè mantenere la stessa direzione. Quindi intanto lo metto sotto sopra, poi lo schiaccio. Questo schiacciamento gli dà una spinta, cioè come se reagisse, no? E poi faccio delle piegature e questa è la mia forma. E poi lo prendo e lo metto sulla placca con sopra, per farlo in casa, con sopra la carta forno o infarinata, secondo voi come preferite. C'è anche chi la mette direttamente poi nel forno sulla pietra ollare. C'è anche questa possibilità. Se no si mette nel forno sulla placca infarinata con la, quindi con la carta forno. Prima lo giro, poi lo schiaccio, poi piego e lo rigiro di nuovo. Ma poi lo lasci stare sulla placca? Sì, poi non lo tocco più. Sì, lo lasci stare il tempo, sì. Che... E questo lo fai tipo mezz'ora dopo? Un'oretta, da un'ora, un'ora e mezza, a volte anche due d'inverno. Deve cominciare a spaccarsi sulla superficie. Quando comincia a aprirsi sopra, allora è il momento di fare questa lavorazione. Che c'è anche chi la fa mezz'ora prima di infornare, cioè chi la fa quando è molto più avanti. Io preferisco farla così. Allora, sulla questione del taglio, cosa succede? Allora, un bel pane per me è come questo qui che avete visto, o questo. Ecco, questo già avrebbe potuto diventare di più, perché vedete che ha questo taglio di pane. Un bel pane non deve avere questa spaccatura. Allora, e non dovrebbe averle neanche sopra. Se si fa il taglio sopra, è più probabile che non si spacchi di lato, ma si spacchi sopra, che fa tutta la sua scena. Però per me, io così, per mia soddisfazione personale, voglio avere un test se era il momento giusto per infornare o no, o se l'ho infornato troppo presto, perché il problema di solito è infornare troppo presto. Quindi non faccio tagli per vedere se mi si spacca di lato. Questa è una mia scelta. E poi a me piace il pane intero.